Pen l'ha nominata in questa intervista, sì, l'accusa di volere un'Europa in guerra. In guerra, no, io voglio proprio un'Europa in pace, ma voglio una pace che rimetta in gioco tutti i paesi, voglio dire, in questo senso io ho proposto, propongo e insisto sulla necessità che Francia, Italia, Spagna e altri paesi attorno presentino una piattaforma alternativa rispetto a quella presente di un'austerità di breve concezione, cioè che non aiuta la crescita. E questo non è contro nessuno, non è una guerra. Questo è per costruire la pace futura. Ecco. Perché poi, scusate, ma alla mia età posso permettermi anche le impertinenze, i famosi ultimi vertici Sarkozy e la Merkel, no? In cui si diceva il vertice franco-tedesco, quando noi li analizziamo scientificamente, erano meravigliosi, perché lei dettava la legge e lui faceva la conferenza stampa. E ognuno era felice. Qualcuno le ha detto, professore, ci ripensi, PD e lei? Tanti mi hanno detto, eccetera, però tutti hanno capito che non l'ho fatto assolutamente con senso di distacco, ma per lasciare che ci sia una nuova dirigenza che sia libera da tutti i passati, da tutti i condizionamenti. Certamente mi è venuta una grande nostalgia vedere i manifesti con scritto l'Ulivo 1996, dico. Però come riguardo all'Europa, io ho detto bisogna pensare al futuro, così riguardo all'Italia bisogna pensare al futuro, e allora bisogna che i nuovi leader si affermino, e la palla è a loro adesso.